Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Milano, 31 agosto 2017. A Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Erminio Descalzi, Vescovo titolare di Arbano. Eccellenza Reverendissima, come ben sa, per grazia di Dio e per mandato del Santo Padre, sono stato eletto alla sede arcivescovile di Milano e dispongo delle lettere apostoliche che mi autorizzano a prendere possesso di tale sede nei tempi prescritti dal diritto. Ora, desiderando anticipare la presa di possesso rispetto al mio ingresso ufficiale nell'Arcidiocesi e riponendo nella persona dell'Eccellenza Vostra Reverendissima completa fiducia, la scelgo come mio procuratore, conferendole il mandato di prendere possesso a mio nome della sede arcivescovile di Milano. Unitamente alla presente, le invio pertanto le lettere apostoliche relative al mio trasferimento che ella, dopo aver dato ragione della presente procura, mostrerà al Collegio dei Consultori, avendo cura che il fatto sia debitamente annotato dal Cancelliere Arcivescovile. Le chiedo di adempiere i suddetti atti nel corso di una celebrazione liturgica che avrà luogo nel Duomo di Milano in data 9 settembre 2017 alle ore 9, con le modalità che ella vorrà stabilire, alla presenza dei vescovi ausiliari, degli altri ordinari diocesani, del venerando capitolo metropolitano e di gruppi di fedeli. Le sarò grato se dell'avvenuta presa di possesso verrà data notizia alla comunità diocesana. La prego nel contempo di darmene cortese e tempestivo annuncio perché a mia volta possa trasmetterne debita comunicazione alla Santa Sede. Mentre firmo il presente atto, chiedo a Vostra Eccellenza e a quanti giungeranno a conoscenza di questa mia lettera di volermi assistere con la loro preghiera. Ringraziandola di cuore per la disponibilità, invoco su di lei e sul suo ministero la benedizione del Signore. Mario Enrico Delpini, Arcivescovo di Milano. Francesco, vescovo, servo dei servi di Dio, al venerabile fratello Mario Enrico Delpini,
attualmente vescovo titolare di Stefaniaco e ausiliare di Milano, eletto arcivescovo metropolita di Milano. Salute e apostolica benedizione. È noto a tutti come la città di Milano si distingua per lo splendore del nome e l'antichità della sua storia. Per questo noi, rivolgendo la nostra attenzione alla comunità ecclesiale, ci adoperiamo nel disporre tutto quanto crediamo possa giovare alla sua utilità spirituale, affinché gli insigni esempi dei santi pastori di questa medesima Chiesa vengano nel tempo seguiti e moltiplicati. Dal momento che il venerabile nostro fratello Angelo Scola, cardinale della Santa Chiesa Romana, ha lasciato la guida di questa diocesi, abbiamo pensato alla scelta del nuovo pastore, perché questa sede non sia priva della necessaria cura pastorale. Per questo ci rivolgiamo a te, venerabile fratello, di cui ben conosciamo il ministero episcopale, svolto con grande zelo e profitto all'interno di questa circoscrizione ecclesiastica. Pertanto, dopo aver avuto il parere della Congregazione per i Vescovi, in virtù della nostra potestà apostolica, ti solleviamo dagli impegni della sede titolare di Stefaniaco e dall'ufficio di ausiliare e ti nominiamo e costituiamo arcivescovo metropolita di Milano, con tutti i diritti e i doveri che competono a te e al tuo Stato, secondo le leggi della Chiesa. Della tua elezione informerai il clero e il popolo fedele. Nel contempo, noi esortiamo tutti ad accoglierti convenientemente e a ubbidire alle giuste direttive che loro impartiranno. Del resto, venerabile fratello, dal ricco tesoro della storia di questa sede potrai trarre indicazioni e incoraggiamento, del tutto consapevole che non ti mancherà il patrocinio della Madre Celeste e l'aiuto di Sant'Ambrogio e di San Carlo Borromeo nel proficuo svolgimento del tuo ministero a beneficio dei fedeli, affinché i loro animi siano fortificati e sostenuti per mezzo del Vangelo del Salvatore. Roma, presso San Pietro, 7 luglio 2017, quinto anno del nostro pontificato. Francesco, Papa. Ci alziamo. Sorgente del mio
Consumano i miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico quando mi darai conforto. Io sono come un otre esposto al fuoco, ma non dimentico i tuoi insegnamenti. Quanti saranno i giorni del scavato fosse gli insolenti e non seguono la tua legge, per il caso per poco non mi hanno bandito dalla terra. Io non ho abbandonato i tuoi precetti, secondo il tuo amore al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel fedeltà lo custodiscano.
L'anima del giusto canterà per sempre la tua gloria. Ascolta Dio la voce del mio lamento, al terrore del nemico preserva la mia vita. Proteggimi dalla congiura degli empi, dal tumulto dei malvagi. Affidano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare, per colpire di nascosto l'innocente. Lo colpiscono di sorpresa, ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere tramelli, dicono chi li potrà vedere. E il loro trame, l'uomo e il suo cuore non ha visto. A Dio li colpisce con le sue frecce, all'improvviso essi sono feriti, la loro stessa lingua di carne, chiunque a vederli suonerà. Allora tutti saranno presi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza. I retti di cuore ne trarranno gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Secoli dei secoli, amen. L'anima del giusto canterà per sempre la tua gloria. Fratelli, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Vogliamo esprimere ancora una volta gratitudine a Papa Francesco per il dono del nuovo arcivescovo, Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini, e insieme ai sentimenti di riconoscenza al Cardinale Angelo Scola per gli anni del suo episcopato trascorsi tra noi. Al nuovo arcivescovo va la gioiosa accoglienza di tutta la diocesi ambrosiana, che da oggi ogni giorno lo ricorderà pronunciando il suo nome nella preghiera eucaristica. Con questa celebrazione, che vede la presenza dei vescovi ausiliari del Consiglio Episcopale Milanese, del Collegio dei Consultori, del Capitolo della Cattedrale, del Consiglio Pastorale e di una significativa rappresentanza di fedeli, l'arcivescovo dà inizio al suo ministero pastorale tra noi. Nelle parole del suo primo intervento da arcivescovo eletto di Milano,
insistita, sincera e umile è ritornata più volte una richiesta, questa: ho bisogno di quel sostegno sinodale che compensi la mia inadeguatezza con l'ardire, la lungimiranza, la determinazione che è congeniale al popolo ambrosiano. Ho bisogno di tutti. Del resto la nostra Chiesa deve rivelare in modo sempre più evidente i tratti di sinodalità e corresponsabilità che il Concilio Vaticano II ha delineato. Ho quindi bisogno di tutti gli uomini e le donne che abitano in diocesi, da qualunque parte del mondo provengano, qualunque lingua parlino, perché aiutino la Chiesa ambrosiana ad essere creativa e ospitale, più povera e semplice, per essere più libera e lieta. Qualche giorno fa, in una intervista, riesprimeva questi pensieri così: non è un'impresa solitaria fare il Vescovo di Milano, è un'impresa corale. Oggi mi faccio tramite di questa richiesta presso l'intera comunità diocesana, assicurando l'Arcivescovo che siamo felici di poter camminare con lui. E questo è il significato della parola sinodalità, per costruire insieme una Chiesa così. Nel congedo in Duomo dal Cardinale Tettamanzi, Monsignor Delpini diceva che nell'Arcivescovo Dionigi c'era qualcosa che ha reso facile volergli bene. Rivolgeva perciò ai fedeli questa raccomandazione: cercate di fare in modo che sia facile volervi bene. L'augurio è questo, è che questo sia il comune impegno di pastore e gregge. E nell'istante di silenzio che seguirà, preghiamo perché siano donati al nostro Arcivescovo i frutti dello Spirito che nella lettura breve abbiamo letto. Ciascuno ne sottolinei qualcuno: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. La salvezza del Signore è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra. Egli annuncia la pace per il suo popolo, e la sua gloria abiterà la nostra terra. La salvezza del Signore è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra.
riconoscenti verso il Padre, che mediante il ministero dei Vescovi conserva e accresce la fede della sua Chiesa, fiduciosamente diciamo: Pastore eterno, ascoltaci. Tu che hai costituito Pietro pastore universale del tuo gregge, assisti il Papa e i Vescovi, vicari del tuo amore. Pastore eterno, ascoltaci. Manda il tuo spirito sul Vescovo Mario, che oggi hai posto a capo della Chiesa di Sant'Ambrogio e di San Carlo. Fa che, confortato dai loro esempi, sia annunciatore fedele della tua verità e paterno soccorritore dei poveri. Pastore eterno, ascoltaci. Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale e raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace. Pastore eterno, ascoltaci. Proteggi la nostra città e illumina le menti di coloro che l'amministrano, perché sappiano governarci secondo la vera giustizia. Pastore eterno, ascoltaci. O Padre, al tuo servo Mario, che nella successione apostolica hai posto a guidare la diocesi ambrosiana, dona spirito di consiglio e di fortezza, spirito di pietà e di scienza, perché, fedele alla sua missione pastorale, egli possa edificare la Chiesa, sacramento universale di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace.